Ciao a tutti e benvenuti su Come realizzare Tutos DIY Ispirazione. Oggi siamo qui con voi per vedere come sta andando con i nostri unicorni. Probabilmente state seguendo la vicenda già sul canale e qui abbiamo gli aggiornamenti. Allora, questo unicorno, poverino, mi fa un po' tenerezza. È rimasto dentro l'acqua che gli stava fino a sopra, ma invece adesso... Ok, l'acqua è scesa perché è dentro l'unicorno, ma vedete, ha praticamente le zampe enormi e poverino è rimasto senza collo, ha la faccia un po' schiacciata, il mento poco sporgente e questi zoccoli giganti. Anche il corno si vede molto molto poco, non era quello che mi aspettavo. Invece questo è ancora più bizzarro perché... Ah, ok, si vede il collo, quindi è già meglio, però abbiamo queste zampe giganti. Ha le zampe gonfissime e sembrano proprio quelle di un elefante, un dinosauro, non so, davvero è incredibilmente sproporzionato. In compenso il corno e la testa stanno bene. E invece andiamo a vedere questo, che è forse quello più normale. Ok, anche lui ha il sederone, però gli sono rimaste bene, insomma, la parte del collo è rimasta quasi normale. Poverino il bianco, perché lo vedete, è davvero gigante e insolito, ma alla fine questa qua è la soluzione dei nostri unicorni. Ebbene, spero che questo esperimento vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a lasciare un like, lasciare un commento e a condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo che sul nostro canale abbiamo tantissimi video simili e ci sono anche i video prima relativi a questo esperimento con le uova di unicorno. Per oggi è tutto, ciao!